là della partita, se partire iniziare, quali sono le tue sensazioni? Beh, sicuramente un'emozione entrare in un campo dove ho giocato 2 anni. Vivo qua, quindi un po', come ti avevo detto, la sento un po' mia, però poi l'importante era che non fossero emozionati loro. E ovviamente poi sono contento, insomma, perché abbiamo fatto 3 punti. Cercavamo di far punti e credo che i 3 punti siano strameritati, insomma, ecco. Che vale hai visto? Sì, 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 sì. Cioè, nel senso, il secondo tempo ha cambiato le carte in tavola, il fatto che loro fossero in 10. Ma il primo tempo credevo che il Varese fosse questo, nel senso bisogna dar merito ai miei ragazzi, sinceramente. Vittoria strameritata, considerando anche il primo tempo, sì. Parità numerica. Sì, sarebbe stato un peccato finire 0-0 primo tempo. E se non ci fosse stato l'episodio sarebbe finito 0-0 e magari loro in 11 e sarebbe stata un'altra partita sicuramente, nonostante un primo tempo che... Credo che se c'era una squadra che meritasse eravamo noi, insomma, non ovvio un campo così, insomma, ecco. A noi ci fa, ci agevola perché noi giochiamo a calcio e oggi l'abbiamo fatto. Non possiamo permettercelo, non possiamo permettercelo e non ci credo in questo, nel senso anche sull'1-0 per vincere dovevamo fare il secondo. Infatti anche i cambi, insomma, non sono mai stati verso quell'idea di calcio. Non ce lo possiamo permettere perché se ci abbassiamo rischiamo di prenderlo in qualsiasi momento. Effettivamente siamo una squadra giovane, spero che diventi la nostra forza, oggi è stata la nostra forza. Non possiamo nasconderci magari come l'anno scorso sul fatto che siamo giovani, pecchiamo di esperienza, ma dobbiamo mettercela dal punto di vista dell'intensità. Oggi l'abbiamo fatto, dimostrazione e rigore, perché è tutto voglia di andare a prendere quella palla o rubarla in avanti, ecco. Ma nel riscaldamento avevo già notato morfologicamente loro che erano tutti bassi, svelti e rapidi e avevo chiesto di giocare più veloce, un po' come la partita di domenica, che i primi 30 minuti ci hanno aggredito, andavano più forti di noi, inutile nascondere le cose. Ma il problema non nasce in quello, nasce con una disattenzione nostra, 4 partite, 4 espulsioni, non esiste nel calcio una palla che se la butta via lo tocco indietro il portiere, l'hanno sbagliato tutte e due, però da lì giocare in 10 per 50 minuti è stata dura. Nel momento, dopo mezz'ora di sofferenza nel senso per la loro velocità, stavamo cercando di riassestare le cose. È logico che dopo in 10 abbiamo tentato, lasciandogli campo a loro, di far 2 o 3 contropiedi e alla fine, quando abbiamo cominciato a giocare a 3 in difesa portando Ferri a centrocampo, abbiamo preso 2 infilate. Però il calcio non toglie che quello che hanno fatto di buono fino adesso, non voglio giustificare la prestazione di nessuno, neanche... Le scelte o non le scelte, dico solo che questi ragazzi vengono da 5 vittorie consecutive e ho visto che la gente non è che le ha criticati, forse ha capito il momento di tanta gente nuova che sta facendo il massimo. Ho sempre detto che il campionato è difficilissimo, non mi ero esaltato con le 5 vittorie tra campionato e Coppa, ma neanche dopo questa sconfitta qua. Sappiamo che ogni domenica è una partita diversa, adesso speriamo di in Coppa Italia di riuscire a far giocare anche quelli che hanno giocato poco, perché sinceramente il campionato è molto più importante, però nello stesso tempo ci teniamo a far bella figura e anche i ragazzi che giocheranno mercoledì in Coppa Italia cercheranno di dare il massimo, anche se magari non hanno mai giocato fino adesso.